Oggi abbiamo fatto il primo vero incontro per mettere a terra il progetto che si legge nel piano strategico per il turismo e nel caso specifico il prodotto Family, quindi la possibilità di portare a Fano le famiglie, i bambini, il fatto che la nostra città possa accogliere questo tipo di turismo. Noi siamo già città dei bambini e delle bambine, lo siamo da 30 anni, la nostra città è cresciuta culturalmente con tutta una serie di azioni anche sociali che parlano proprio di questo tema. Quindi abbiamo una marcia in più da questo punto di vista, ma abbiamo bisogno di rendere chiari anche tutti quei servizi che sono pronti ad essere utilizzati per il turista. Realizzeremo un progetto specifico, una comunicazione già da quest'anno, renderemo chiari i servizi che ha la città, cercheremo dei testimonial che possono raccontare anche Fano nel mercato turistico, ovviamente quest'anno in Italia, ma dal prossimo anno anche all'estero. Ecco, quindi facciamo una strategia specifica, delle azioni specifiche, che già da quest'anno per far sì che Fano possa attirare tante famiglie nella propria città e quindi far vivere il nostro territorio. Ovviamente aumenteremo anche i servizi come città, vogliamo realizzare un percorso a misura di bambino in modo che la nostra storia possa essere anche letta dai più piccoli. Vogliamo realizzare dei centri di accoglienza turistica come già li abbiamo, ma adatti per i bambini, dove quindi le famiglie possono recepire informazioni proprio adatte ai più piccoli. Ecco, tutta una serie di azioni che possono mirare a questo tipo di turismo e direi che questa riunione di oggi, fatta insieme a Joseph Ayar, che è fatta insieme al project manager Davide Frulla, tra l'altro molto partecipata, direi è l'inizio di un percorso veramente molto importante.